Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder. Ragazzi, devo sempre farvi dei video sui Mega Leaks, che è il nostro grande amico, quello che succede su Twitch e YouTube con il suo grandisghingirgir, riesce a pescare e a portarci in anteprima. Ragazzi, abbiamo un sacco di novità per quello che riguardano le chiavi di registro del gioco, dove sono state trovate delle cose che ben presto vedremo insieme, e per quello che riguarda lo squarcio nel cielo. Ho molto altro materiale, ma in questo video, raga, non vi posso infarcire di roba prepotente. Parleremo anche delle statistiche della nuova arma, quella che dovrebbe uscire domani, il Drum Gun, che è praticamente il Thompson, volgarmente chiamato così, fucile anni 30 con il caricatore a tamburo. Partiamo con la prima immagine. Vado, regia? Andiamo con la prima immagine, ragazzi. Meno 3, 2, 1. Sbringerdil! Guardala qua, ragazzi. Shooter, che cacchio sono questi file? Ragazzi, questi sono dei file trovati nelle chiavi di registro di gioco e che bisogna un attimo capire a che cosa si riferiscono. Allora, io penso che siano riferite a vari scenari che potremmo trovare nelle epoche storiche relative ai potenziali squarci nel tempo che lo squarcio del cielo ci proporrà non appena inizierà la season 5. Io leggo Rainbow, ma potrebbero anche tranquillamente essere dei nuovi spray, perché in realtà c'è la possibilità che siano dei nuovi spray. Non lo sappiamo, ragazzi, non lo sappiamo. Noi riusciamo a vedere, ragazzi, che ci sono delle voci di registro che si chiamano disco. Quindi potrebbe essere o dei nuovi balli anche, raga. Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Disco, che è disco, lo sapete. Rainbow, che è arcobaleno. Fire, che è fuoco. Blue Shark, che è squalo blu. Bubbles, bolle. Stars and Stripes, stelle e strisce. Secondo me potrebbe essere relativo. What a big pronounce in English, bro! Potrebbe essere relativo al 4 luglio, quindi festa con la nazionale americana. TP, non ne ho idea. Lightning, che è tipo fulmine. Hearts, cuori, glitch. Non lo sappiamo. Spray paint, che è quello appunto che mi lasciava un pochettino suggerire che fossero anche probabilmente dei nuovi spray, ma non ne sono certo. Retro Shifi, che non so cosa voglia dire. Shooting Star, stella che spara circa. Intanto salutiamo Giuseppe Stranier. Venus, che dicono sia tipo la vite dell'uva o anche le viti proprio o anche degli scherzi divertenti. Non capiamo. Potrebbero anche essere dei balli, effettivamente, ragazzi, ci suggeriscono dalla chat. Golden Starfish, che è pesce, stella del pesce d'oro, e Ice, che è ghiaccio. Potrebbe davvero essere qualsiasi cosa. Ma non sono mica finiti i glitch, raga. Orco, ve ne sto per far vedere uno, raga. Vi fa capo. Vado via perché questo è troppo, raga. Questo è troppo. Allora, quello che sto per farvi vedere, ragazzi, lo dovete veramente prendere con le pinze, ma quelle di diamante, raga. Dovete prenderlo con le pinze. Abbiamo una stringa di codice che vista così sembra eclatante, però è solo una, ragazzi. Io ci tengo a non dire che io faccio video clickbait, roba del genere, quindi anche io ci vado coi piedi di piombo, ragazzi. Guardate, guardate, guardate. Pronti? Porca di quella, porca di quella, porca. Ragazzi, questa stringa di codice parla come il nuovo piccone rosso potrebbe essere rilasciato nello shop insieme al Cavaliere Rosso.
Prendetela piano, raga. Prendetela piano. Intanto ci suggeriscono che TP di prima era teleport. Prendetela piano perché questa, raga, potrebbe essere la notizia della season 5. È stata recuperata. Non ho altre stringhe di codice, quindi, ragazzi, non lo sappiamo. Sembra scritta in maniera giusta. T featured PKX SK PKX Flintlock Red Knight. Non lo so, questa non lo so, ma è veramente surgulu. Andiamo avanti, ragazzi, e abbiamo addirittura anche le statistiche per quello che riguarda la drum gun, che è la mitragliatrice. Come sappiamo, raga, ci sarà in versione non comune e rara, se non ricordo male. Adesso andiamo a vedere. Come vedete, danno 26, velocità del colpo 9, sarebbero tipo 9 metri al secondo, se non ricordo male, 50 colpi il caricatore, ragazzi. Quindi una bella via di mezzo tra la R e la mitraglia da 100 colpi, che secondo me potrebbero anche tirar via. C'è la minigun, che cacchio, tieni, togli la mitraglia e metti dentro il drum gun. 3 secondi e 15 per il reload, quindi per ricaricarla, sono tanti, 3 secondi e 15. Utilizza le armi, i proiettili medi, quindi come quelli della R, ovviamente. Ok, allora quindi è non comune e rara, ragazzi. Toglie 27 e questo mi sembra strano, però. Il reload time nella versione rara sembrerebbe diminuito di 0,15 millisecondi. Secondo me no. Secondo me è uguale al reload time. Che senso ha? Però andremo a vedere. Però andremo a vedere. E non è finita, mi sembra, ragazzi, perché ho delle immagini che riguardano lo squarcio nel cielo, ragazzi. Guardate che cosa hanno trovato nel cielo, ragazzi. Questa è una strana crepa che non c'entra niente con la crepa luminosa e rumorosa di cui siamo abituati a vedere in questi giorni nei cieli di Fortnite. Questa è un'altra cosa che è stata vista da un'altra parte. Quindi si sta espandendo la crepa, sta aprendosi, potrebbe distruggere qualsiasi cosa, ragazzi. Noi non sappiamo niente con precisione, mi limito di farvi vedere solamente le immagini che mi vengono mandate. E per chiudere, ragazzi, state attenti perché è stato avvistato qualcosa di nero nel cielo, ragazzi. Vicino al sole, là sulla sinistra, ragazzi, c'è un punto nero. Forse voi non lo vedete bene, proviamo ad allargarlo. Vediamo se si vede, raga. C'è palesemente una macchia nera, ragazzi. La vedete bene? La vedete bene? Sembra, perché la vedete sgranata, raga. Sembra una sbavatura, ma è un oggetto solido, ragazzi. Potrebbe essere una nuova navicella. Potrebbe essere l'arrivo da parte di chissà dove, di chissà chi. Noi, ragazzi, questo non lo sappiamo. Beh, c'è da dire che però, come news e come leaks, oggi vi abbiamo infarcito bene io e quello che succede su Twitch e YouTube. Quindi vi ringrazio davvero tantissimo per aver guardato questo video. Un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale perché su questo canale le news arrivano molto molto belle fresche, belle fresche. Noi ci vediamo in live. Ciao!